E sono qui per organizzare insieme alle strutture di questa regione straordinaria e insieme ai suoi vertici la più grande e importante operazione di protezione civile che si sia mai realizzata in Italia. Daremo il nostro contributo come regione ad una operazione di protezione civile che mi auguro riguardi tutta Italia, perché questa è una squisita, genuina, pura, vera operazione di emergenza di protezione civile. Nessuno può discutere questo aspetto e noi come tale l'affronteremo. Quindi nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, tutto il sistema Lombardia verrà coinvolto, dal Presidente della Regione fino all'ultimo degli uscieri, dell'ultimo comune confinante con Emilia Romagna, Veneto, Piemonte o quant'altro, e tutti dovranno dare il loro contributo e dare una mano per vaccinare 10 milioni di cittadini italiani in questa regione, auspicabilmente entro l'inizio di quest'estate. Se ovviamente ci danno i vaccini, perché è ovvio che noi possiamo pensare a tutto, però se non ci abbiamo la materia prima diventa un esercizio particolarmente difficile e complesso. Io sono molto ottimista, credo che avremo ancora il mese di febbraio e probabilmente di marzo difficile, critico per quello che riguarda l'approvvigionamento dei vaccini, ma penso anche che da aprile in poi saremo inondati di dosi di vaccini. Se abbiamo tutti i vaccini che ci servono è una ipotesi che non possiamo assolutamente trascurare. L'importante è avere la disponibilità di tutti i vaccini per vaccinare 10 milioni di italiani che vivono in Lombardia. Grazie.